Pellegrino Artusi scrive: piglia il cibo con misura dai due regni di natura. Ed effettivamente il gastronomo forlimpopolese era già avanti coi tempi, avendo sottolineato l'importanza della moderazione in cucina piuttosto che dell'abolizione. La regione Emilia-Romagna vanta due carni di grandissima qualità, il vitellone dell'Appennino centrale IGP e l'agnello del centro Italia IGP, dalla carne apprezzatissima dai consumatori nelle ricette della tradizione gastronomica perché evoca la salubrità dei territori in cui sono allevati. Entriamo nella scuola di cucina di casa Artusi e scopriamo di più sul vitellone dell'Appennino centrale IGP. Andiamo a vedere come si fa. Oggi vi farò vedere come valorizzare una carne pregiatissima, la lombata di vitellone dell'Appennino centrale IGP. Abbiamo bisogno di una lombata di vitellone dell'Appennino da circa 180 g con osso, 50 g di mollica di pane bianco, mezza zucchina, mezza carota, 20 g di melanzane, 10 g di porro, 20 g di erbe finissime tritate, rosmarino, salvia e timo sono perfette, 10 g di parmigiano reggiano DOP grattugiato, sale e pepe al bisogno, olio extravergine di oliva di Brisighella. Prendiamo una padella e la mettiamo a scaldare leggermente, andiamo ad incidere lateralmente la nostra lombata sui due nervi che si potrebbero arricciare in cottura, saliamo leggermente la carne da tutte e due i lati. Mettiamo un filo d'olio nella padella e andiamo a rosolare la nostra carne. Andiamo a rosolare la nostra lombatina all'incirca un minuto e mezzo per ogni lato. Una volta che è rosolato da un lato, l'andremo a girare dall'altro, sempre a fuoco molto vivace. Prendiamo una pirofila, una volta che la nostra lombata avrà rosolato, la andremo ad adagiare nella pirofila. Ora andiamo a tagliare le verdure che abbiamo precedentemente lavato. Prenderemo solo la parte verde della zucchina e l'andremo a tagliare in quadrettini molto piccoli. Ecco fatto. La stessa operazione la faremo con la carota. Nel frattempo ho messo a scaldare una padella che ci servirà per rosolare le nostre verdure. Prenderemo due rondelle di porro sempre tutto tagliato molto 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 piccolo e un pezzetto di melanzana, in questo caso andremo a tagliare in quadrettini. Ora andremo a rosolare le nostre verdure. Mettiamo un filo d'olio, quando la padella è calda, andiamo a tuffarvi le verdurine. E andremo leggermente ad insaporire con un pizzico di sale. Allora, le nostre verdure sono cotte e le mettiamo un attimo fuori dal fuoco. Nel frattempo tritiamo le nostre erbe, in questo caso del timo, qualche foglia di salvia e un pochino di rosmarino.
sarà il nostro vero profumo del piatto. Andiamo a tritare molto 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 finemente. Ecco qua. A questo punto prendiamo la mollica di pane bianco che abbiamo preparato setacciandola, gli andiamo ad aggiungere le erbe tritate in questa maniera. Il parmigiano grattugiato e le verdure che abbiamo rosolato in padella. La rosolatura deve essere molto veloce per poter preservare il più possibile il colore della verdura. Mescoliamo le verdure con la mollica e aggiungiamo un filo di olio extravergine. Andiamo a creare un pane saporito e profumato. Parlando della regione Emilia-Romagna, non possiamo non fare riferimento al settore delle carni e degli allevamenti, soprattutto quando questi rispettano il benessere animale e quindi la qualità e le caratteristiche organolettiche della carne che poi mangiamo. Il vitellone dell'Appennino centrale IGP è una carne certificata a indicazione geografica protetta di varie razze, tra cui la romagnola, allevata secondo rigidi disciplinari di produzione che ne garantiscono la qualità ricercata dai consumatori. Spesso capita di voler abolire in qualche modo un alimento piuttosto che un altro. Oggi più che mai il tema della sostenibilità agroalimentare, quindi ambientale, è all'ordine del giorno. Ma si sa, la soluzione a problemi complessi non è mai una soluzione semplice. Per affermare e dare il giusto peso alla parola sostenibilità, infatti, occorre valutare semmai la qualità di produzione di questi alimenti. Mi sentirei di dire quindi mangiarne meno, ma di maggiore qualità, piuttosto che non mangiare o mangiare troppo e magari di scarsa qualità. Fare attenzione alla località anche per quanto riguarda il settore delle carni, informarsi da dove proviene quel pezzo di carne che compriamo, che strada ha fatto per arrivare sulle nostre tavole. Leggere le etichette per scoprire dove è stato allevato e poi macellato. Avere certezze sul benessere dell'animale durante la sua vita. Sono tutte piccole accortezze che in realtà ci permettono di stare meglio anche a noi e di gustare un prodotto che a tutti gli effetti possiede un sapore più buono e genuino. Ora la nostra panura è pronta, la andiamo a mettere sopra la carne, in questa maniera. Di olio e andiamo in forno per qualche minuto a 200 gradi. Abbiamo gratinato la nostra lombata in forno a 220 gradi per circa 15 minuti e ora andiamo a impiattare. Filo d'olio extravergine di oliva di Brisighella. Eventualmente possiamo servirlo con qualche goccia di aceto balsamico tradizionale di Modena, DOP. Le caratteristiche di questo piatto sono la succulenza, data appunto dalla intrinseca nella carne, e la sua tendenza dolce. Quando si pensa alla carne, si pensa ad un vino rosso. E quando in Romagna si pensa a un vino rosso, si pensa al Sangiovese, il re indiscusso che va dalle colline del Riminese fino all'Imolese. Si sposa in maniera magnifica con le carni, soprattutto in questa fase, un Sangiovese giovane, con il suo tannino anche elegante, va a pulirci benissimo il palato e a contrastare questa succulenza della nostra carne e con i suoi profumi accompagnare tutte le erbe che fanno parte di questo piatto. Il Sangiovese è uno dei vitigni più diffusi in Italia. In Romagna si trova la versione base, la versione superiore e la versione riserva. Il Sangiovese è per l'appunto il re indiscusso della Romagna, da bersi sia con una buona tagliatella ragù, ma oggi anche con questa lombata di vitellone dell'Appennino centrale IGP. L'agnello del centro Italia IGP e il vitellone dell'Appennino centrale IGP dell'Emilia Romagna si prestano a svariati usi in cucina, sia per le ricette di casa tramandate di famiglia in famiglia, sia per liberare la creatività in cucina.
Questo succede soprattutto perché per mangiare bene in Emilia-Romagna non è necessario essere per forza dei cuochi di alto livello, perché disponiamo di materie prime eccezionali, quindi come scrive Artusi, se non si ha la pretesa di diventare un cuoco di baldacchino, non credo sia necessario per riuscire di nascere con una cazzeruola in capo. Basta la passione, molta attenzione e l'avvezzarsi precisi. Poi scegliete sempre per materia prima roba della più fine, che questa vi farà figurare.